Sabato 2. Oggi le lezioni sono finite, devi aspettare che Rise si riprenda, è apparso un nuovo programma in TV, fantastico. Allora, ora che siamo usciti dalla TV, tutti i nostri companion sono riapparsi. C'è Chie, c'è Yosuke, ci sono tutti. Vediamo quanto ci dà il nostro amico Fabbro. Vendiamo tutto, 43.000, vabbè, un po' poco, ma perché non abbiamo farmato moltissimo. Mi hai dato della roccia dura. Kozuka, un kunai da lancio. Dammi qualcosa per Kanji, per favore. Un Tessen, un Masquerade, non so come si pronuncia. Schierini da esperto, tacchi pesanti. Oh, lastra d'acciaio e un Buddha placido e delle perle calmanti. Ok, vabbè, ormai non ci serve comprare questi oggetti. Un giorno, una sera di pioggia, veniamo, compriamo tutto. Grazie, capo. Che vuoi? Non ho soldi. Allora niente, non voglio i tuoi soldi. Non sei qui per nessun altro motivo, giusto? Non ho amici, quindi nessuno vuole parlare con me. Il bambino sembra triste. Ha detto che non avere amici. Forse è stato lui a scrivere la richiesta delle mani della volpe ti ha mostrato. Tutti parlano di cose che non conosco. Adesso ci sono messi a collezionare sticker. Anch'io ne ho uno, ma mi hanno detto quello lì ce l'hanno tutti. Scommetto che se avessi uno sticker raro diventerebbero miei amici. Vuole uno sticker raro per farsi degli amici. Quello lì è uno sticker. Ah, eh beh, diamilo tanto. Esaudiamo i tuoi desideri. Se lo sticker dice la verità, allora potrò avere degli amici. Signore, potresti darmelo? Certo, tieni. Evviva, grazie. Ora potrò farmi un sacco di amici. Grazie anche a Tanaka, allora. Si farà davvero degli amici? Ne dubito, però dovresti chiederglielo la prossima volta. Cioè, probabilmente sì, sarà andato bene. Anzi, in realtà no. Secondo me gli diranno ma quello non è uno sticker. E probabilmente gli diranno così. Oh, il micio, ciao. Non hai nulla da adatto. Ah, devo andare a pescare. Maledizione. È il momento, direi. Non c'è Yukiko, purtroppo. È il momento, direi, di andare con qualche confidant. Direi che possiamo uscire con Chie. Però l'altra volta mi aveva detto che il nostro rapporto non era ancora pronto a rafforzarsi. Ok, scusami Chie, non è che non voglia, però se posso sfruttare meglio i tempi, meglio andare con qualcuno che il tempo ce lo fa passare per bene, giusto? So che è una cosa orribile quello che ho appena detto, però a proposito, vediamo. Ci sarà? Eccolo, Kanji. Kanji, abbiamo detto che cacchio era lui? È l'imperatore, ok. Vediamo se possiamo fondere qualcuno per creare un imperatore, allora. No, solo imperatrice, fantastico. Però effettivamente non sarebbe male. Non sarebbe male. È solo debole all'oscurità. E sarebbe fatto da Yatagarasu e Samael. Quindi, Megido, Megidola, schiva attacchi fisici, che magari ci va di culo, e annulla bonus al nemico. Beh, imperatrice ci serve per Margaret. Tra virgolette ci serve. Però, già che ci siamo, facciamola. Sono Gabriel, percorrerò con te il cammino verso la gloria. L'affinità sociale, perfetto. Bello Gabriel. Peccato, avrei dovuto farlo ieri. Almeno ci beccavamo qualche bonus extra, però va bene così. Pioggia di energia, che cos'è che fa? Non mi ricordo. Gabriel 29.35, Samuel 29.32, quindi diciamo che sono lì tutti e due. A parte, sì, è meglio lei di Samuel, nonostante Samuel, parliamoci, tutto rispetto, zio, bravissimo. Possiamo fare anche questo, è vero, mi ero dimenticato di lui. Schiva elettricità perché è debole, non mi piace moltissimo, quel cavallo sembra un po' anoressico, però torniamo a scuola e andiamo con Kanji. Ehi, Star Senpai, hai da fare? Sembra che Kanji abbia il tempo libero, persona imperatore, si rafforzerà presto. Passa del tempo con Kanji. E vai! Kanji sembra felice. Ovviamente sempre qui siamo. Area commerciale, Aya. Sei qui dietro richieste di Kanji. Cacchio, voglio buffarmi di cibo cinese. Se mangio prima di tornare a casa però non finirò quello che mi prepara mamma. Cucina come se avessi 5 fratelli. Vuole farmi scoppiare la pancia. E questo? Sei Kanji Tatsumi, che ci fai qui? Non lo vedi? Ehi, sei uno sbirro, cosa stai facendo? In che senso? Quello che ho detto, ultimamente da queste parti c'è fin troppo trambusto. Beh, magari se faceste il vostro lavoro le cose andrebbero meglio, eh? Ma da come parli? Oh, beh, non fare sciocchezze, capito? Ma io... vado a mangiare da un'altra parte. Affanculo! Stronzo! Gli sbirri fanno sempre così. Appena mi vedono iniziano a dire cosa che stai facendo e dare sospetti e altre cazzate. Bah, ci ho fatto il callo.
Scusa se ti ho coinvolto, senpai. Creo solo problemi, a te e a mia madre. Non fa che scusarsi per me. Le sto facendo venire i capelli bianchi. Beh, allora basta che cambi. Già, eh? Kanji annuisce con fervore. La pietà filiale, giusto? Non so proprio cosa fare. O almeno così pensavo. Userò questo potere in modo che regni la pace in questa città. Non ho fatto altro che creare problemi, ma ora posso ricambiare il favore. Diamoci una mossa, senpai. Percepisci l'entusiasmo di Kanji, senti di comprenderlo un po' di più. Allora, sì, lo so, avrei dovuto passare tempo con Chie o con gli altri, effettivamente, ma Kanji è quello più indietro al momento, quindi dobbiamo concentrarci anche su di lui. Imperatore migliorato, influenza sulla sua persona, potenzia vertigini. Via, abbiamo altri supporter per il momento. Ehi, capo, è pronto? Oh, hai ordinato qualcosa, Kanchan? Ti ho detto di non chiamarmi Kanchan. Ho ordinato fegato fritto con porri e ravioli al vapore. Ti demolisco il locale se così in fretta che non farei in tempo a chiamare l'assicurazione. No, ecco. Lo demolisco per ricostruirlo meglio di prima. Ti ricostruisco le chiappe. Sembra un'ottima idea. Sei tornato a casa dopo aver mangiato, dai. Ti ricostruisco il culo. Ah, va bene. Okay. Bentornato. Oh, patata, lo so, io e te ancora dobbiamo parlare, ma tu... Dialettica, lo so, lo so. Oggi possiamo lavorare all'ospedale, no? Perché non ce l'ha detto il... C'è il gatto. Non ce l'ha detto il gioco. Cavolo, sai che per una sera ci ho sperato ci fosse Cie. Ci ho sperato ci fosse Cie in giro questa sera. Potrei andare a pescare volendo. Beh, ma ci serve della roba che al momento non riusciremo sicuramente a pescare, vero? C'è il cane. Una pala aguzza. Oh, ottimo. Vediamo cosa stava scavando. Hai trovato una scarpa e diverse palle logore. Le avrà nascoste il cane? E ora ce l'ha con noi? Ti offre un osso forse per ringraziarti dell'aiuto. Dio mio. Yosuke, aspetta, vediamo sto osso. 150, minchia. Chance di critico alta, è la madonna. Cazzo, a saperlo prima venivo l'altro giorno. Vabbè, sai che ti dico, forse occupiamo la serata facendo qualcosa di un attimo migliore. Chi è che mi chiama a quest'ora? Hai ricevuto un messaggio, è di Yosuke. Oh my god, il film che volevo vedere è uscito. Dominator 2, vai. Ma non voglio andare ad Okina da solo, quindi se vai, chiama che ci sono. Il film che Yosuke voleva vedere è in palinsesto al cinema. Se vai al cinema, forse è il caso di invitare anche Yosuke. Beh, io volevo invitare Chie in realtà. Volevo invitare Chie per aumentare il nostro legame con lei, però... Intanto, finiamo di leggere il libro che ci aumenta conoscenza e dialettica. Dai. Spero di riuscire a finirlo fra oggi e domani, o anche nei prossimi giorni in realtà, quindi. Ottimo, oggi è domenica, nessuno ci dovrebbe disturbare. Qualcuno ci chiama? Vediamo. 3, 2, 1. No. Solo per voi, bustino dell'armata, biancheria che aumenta il tuo potere magico. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Sì, tanto qua sbagli continuamente, gioco. Nocciolo di pesca per 3. Più goccia dell'anima per 10. Ma guarda, se proprio devo scegliere... Giusto per comprare, giusto per avere qualcosa. Non per... per chissà quale motivo, in realtà. Aspettiamo i prossimi giorni e vediamo. Oh, ancora lui. Cosa c'hai questo giro? I libri sono sempre interessanti, vero? Limitarsi a un unico genere sarebbe uno spreco. Hai mai letto qualche libro illustrato? Non pensare che siano solo per bambini. Sono cari e non facili da trovare, ma ti interessano? Certo. Ah, Nero, certo. Te ne procurerò uno, ma non lo farò gratis. Ah, stivali rigidi. Portamene un paio, in cambio ti darò un libro illustrato, ok? Mi sembra uno scambio equo, che ne pensi? Certo. Bene, grazie. Quando avrai tutto, chiuderemo lo scambio. Stivali rigidi, che sono quelli che abbiamo equipaggiato. Ottimo. Tanto tra poco li cambiamo, quindi... Via. C'è di nuovo Kanji, però non c'è né Chie né Yukiko. Peccato. C'è Yosuke. C'è il bambino. Vediamo. Ah, sei il signore che mi ha dato lo sticker premio. L'ho fatto vedere agli altri, ma hanno detto che gli sticker da grandi non contano.
Tieni, riprendilo. Dove potrei trovare uno sticker da bambini raro? Non ne ho idea. Il bambino cerca uno sticker raro che è popolare tra i ragazzi. Magari potresti chiedere aiuto a qualche altro bambino. Non è che devo chiedere a Nanako? Potrebbe essere un'idea. Giusto per capirci, cosa ha fatto la gente oggi? Dritto a casa, Kanji, trascorso con Marie, Yosuke, Kanji. Marie mi sa che è ancora un po' lontana, forse, no? Tra l'altro ho appena scoperto che c'è la cassetta della posta anche qua, o no? Marie, scusami un attimo, giusto per capirci. Oh, sei qui. Beh, oggi non sono dell'umore. Marie, sì, ok. Scusami se ti ho disturbata. Vabbè, sì, dovrei aumentare Yosuke molto probabilmente, però Kanji è quello più indietro al momento e abbiamo le giornate per farlo. Aumentiamo anche Kanji. Però mi devo ricordare di parlare con Nanako per vedere se lei sa qualcosa degli sticker. Passiamo il tempo con Kanji. E vai! Kanji sembra felice. Ti va di passare da me? Mamma dice che vorrebbe conoscerti. Certo, signora. Area commerciale centrale. Siete venuti da Tatsumi Tessuti. Senpai. Ti avverto, questo posto è una noia. Andiamo, senpai. Mamma, sono a casa. Non c'è. Come salta in mente di lasciare il negozio aperto? Kachan, eccoti! Tua madre è in ospedale! In ospedale? Che è successo? Non conosco i dettagli, ma mi hanno detto che è all'ospedale municipale di Naba. Presto, sbrigati! Sì, signore. Avrei dovuto dirgli di sbrigarci, però penso che ospedale municipale di Naba non sarebbe cambiato nulla. Ma, stai bene? Ti hanno portato in ospedale. Chi è stato? Ah, cielo, sei pallido. Non pensare a me. Come stai? Eh? Stai bene? Non mi hanno portato in ospedale. Sono io che ho accompagnato qualcuno. Eh? Questo poveretto è stato travolto da una bicicletta davanti al negozio. Ha battuto la testa, così l'ho portato dal dottore. Ha detto che non ci sono traumi, grazie al cielo. È stata travolta da un ragazzo della tua scuola. Quando l'ha visto cadere, è scappato. Per un attimo ho pensato ragazzo in bicicletta, ho pensato a Yosuke, però Yosuke ormai... Ah no, però aspetta, il suo motorino a pezzi. E comunque Yosuke non sarebbe così meschino. Perché non lo trovi? Gli fai una bella ramanzina. Basta con queste stronzate! Non è vero come mi sento, come sono sentito. Ma sto bene, tua madre non tirerà le cuoie tanto facilmente. Non è da te preoccuparti per una simile sciocchezza. Zitta, vecchia macucca! Oh cielo. Scusa, non è successo niente. Meno male. Beh, sì, però. Kanji sembra ancora imbarazzato. Credevo di aver affrontato tutti i miei lati peggiori quella volta. Ma non si può cambiare tutto così facilmente. Scusa per averti trascinato con me. Se fossi stato solo avrei avuto una paura assurda. Un giorno ricambierò il favore. Sembra che tu sia riuscito a dare sostegno a Kanji. Senti che ha fiducia in te. Meno male, dai, almeno quello. Anche perché è stata una situazione fuori dal suo, diciamo, raggio d'azione, quindi non è che gli puoi dare colpe o altro. L'affinità, imperatore è migliorato, la battaglia si è rafforzata, ora Kanji può eseguire un attacco concatenato in battaglia. Con noi o con Yosuke, secondo voi? Secondo me con Jire, che tipo, uno gli tira un calcio, lui gli tira una mazza da qua sul dente. Torno a casa. Oh cielo. Quel ragazzo, dovevamo tornare insieme, che bisogno c'era di correre così? Oh, sei Star-kun, sei venuto al negozio con Yuki-chan, giusto? Ultimamente Kanji parla spesso di te, senpai qua, senpai là, devi piacergli molto. Mi dispiace che siete venuti fin qui, sai, lui detesta gli ospedali. Come mai? Suo padre, mio marito, è morto qui. Quando perse i sensi Kanji non c'era. Per cui credo che oggi abbia avuto paura. Ma è bello vederti. Ha sempre faticato ad andare d'accordo con le persone. Non aveva mai avuto un amico come te finora. Per via del suo atteggiamento? Solo in parte. È diventato goffo, impacciato nel parlare e codardo.
Preferiva giocare alla famiglia che a pallone, o seguiva le lezioni di economia domestica invece che quelle di educazione fisica. Non ha mai avuto amici maschi, ma veniva respinto anche dalle bambine. Dopo un po' ha iniziato a tingersi i capelli e a farsi coinvolgere tutti i giorni in qualche rissa. Vabbè, ero preoccupata, ma sembra che ultimamente si stia divertendo. Abbi cura di lui. Certo, signora. Senti di poter comprendere Kanji un po' di più. Hai salutato la madre di Kanji e sei tornato a scuola. A casa. A scuola, oggi è anche domenica, tra l'altro. Ok, Rinasai. Oh, eccoti. Ciao. Per fortuna che possiamo uscire. Ormai lui ha fiducia in noi. E possiamo andare a prenderci la persona che ci serve. Ma c'è Yukiko, ciao. Ecco, c'è anche Chie. Cavolo. Dojima lo vorrei fare. Però Chie dobbiamo recuperare. Per qualche motivo non siamo ancora pronti, cavolo. Torniamo un attimo a casa. Vediamo se siamo pronti a aumentare con lui. Oh. Che succede? Non è niente da fare. Visto che possiedi Shisha, non è ancora pronto. Perfetto, va benissimo così. Guarda, ti chiedo scusa Dojima, ma stasera per recuperare preferisco passarlo con Chie. Lo so, c'è anche Yukiko, ma cavolo, se devo fare una scelta, io punterei a lei e a quelle belle gambine. Scusatemi, ma sì, sarò sincero. Fai una passeggiata? Fa caldo anche stasera. A casa sudavo stando ferma, quindi ho pensato che tanto valeva fare un po' di esercizio. Pare che ci abbia del tempo libero, potrebbe apprezzare se le parlassi. Visto che possiedi Triglav, possiedi Arcano Carro, potresti passare del tempo con lei, certo. E vai, ora sì che si ragiona. Ci sembra felice. Anche io, perché per qualche motivo dobbiamo recuperare. Ah già, questo mese ci sono gli esami finali. E vai. Ha di nuovo inizio lo scontro con la mia nemesi, la matematica. Dicono sia semplice una volta imparate le formule, ma se ci riuscissi anche io non avrei mica tutti questi problemi. Tu sei bravo in matematica, Starkun. La matematica è nemica dell'umanità. Uno spirito affine. Già, la matematica è decisamente il più acerrimo nemico del genere umano. Beh, lamentarsi non serve. La triste realtà dei fatti è che questi esami non si supereranno da soli. Perfetto. Non vedo l'ora di fare programmi per l'estate. Cioè, pensaci, gite in montagna, al mare, le grigliate. Wow, le grigliate, che bello. È stato piacevole chiacchierare un po' nel più del meno con Cie. Senti che il tuo legame con Cie si è rafforzato ulteriormente. Il tuo legame con Cie si rafforzerà presto. Oh cacchio, possibile che sia già così tardi? Sarà meglio che torni a casa a studiare. Ah già, ecco, prendi. Non so perché pensavo un'altra gomma di carne. È una vera bontà, dovresti gustarne un po' mentre studi per gli esami. Beh, allora torniamo a casa. Oh. Hai riaccompagnato Chie e sei tornato a casa. Oh. E ora speriamo che sia disponibile sul tetto. Eccoci qua di nuovo, Merdoka. Questo è tutto per Pascal. Avete preso appunti? I vostri cervelli non sono sufficientemente svegli per assorbire tutto solo ascoltando. Vi torneranno utili in futuro. Specialmente, l'uomo non è che una canna, il più debole della natura. Ma è una canna pesante, è fondamentale. Ehi, stai ascoltando Yusuke Namura? Dubito che nella tua vita quotidiana sia costellata di pensieri tanto profondi. Chi ha detto l'uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna pesante? Oh, merda, mi ha beccato in pieno. Star, devi aiutarmi. Pascal, gli hai detto la risposta? Oh, vedo che sei riuscito a captare qualcosa dalle lezioni mentre te ne stavi lì seduto con la faccia da ebete. L'uomo non è che una canna, ma è una canna pesante. È il parto della mente di Blaise Pascal, scrivetemelo. Bene, e se l'uomo è una canna pensante, ho sbagliato il parentesi, sapete dirmi cos'è una canna depensante? Una canna depensante è solo una canna. Mi aspetto che voi... Oddio. Non so perché mi sono immaginato lui che si sparava un cannone. Mi aspetto che voi idioti cerchiate quantomeno di pensare e di leggere libri. Oh, grazie al cielo, Star. Non oso immaginare cosa avrebbe detto se avessi sbagliato. Yosuke ti stima. La stima di dialettica aumenta. La statistica di dialettica è aumentata. Oh, mattina, pranzo, ok. Chi vedremo? Yumi. No, Chie. Ah, che bello. Yo, che fai? Ehi, se non hai niente da fare dopo la scuola, usciamo assieme. Pensaci, ok? Certo, forse dovresti uscire con Chie dopo la scuola. 3, 2, 1, appare qualcun altro? No. Beh, sì. Perché no? Stai aspettando che Rise si riprenda. Ok, devo vedere se ho completato le varie missioni per sta gente. Lei non credo perché mi aveva detto di tornare probabilmente a...
alla sauna e non ci siamo andati, ovviamente. Esatto, caldo e umido. Ehi, Starkun, che fai? Sembra che Cie non abbia da fare, visto che possiedi, sì, si rafforzerà presto, vuoi passare il tempo con Cie, certo. Ti va se ci alleniamo, allora? Cie sembra felice. Oh. Sulla riva del fiume Samegawa, hai deciso di allenarti con Cie. Nel film che ho visto l'altro giorno, la tipa ha abbattuto un albero prendendolo a calci. Come si impara a calciare in quel modo? Basta allenarsi? Yo! Ehi, Cie! Oh, ehi, Takeshi! Ti hanno derubato di nuovo? No, l'altra volta me ne sono andato, no? Ti devo delle scuse. Perché non ti fai coraggio e ammetti di essere scappato? Che cosa? Sei sempre stata così rompipalle! Senza il tuo carattere solare, sei solo un guscio vuoto! Chiudi il becco! A proposito, che hai Yukiko-san? L'altro giorno l'ho vista insieme a te, sembrava stranamente allegra, rideva in modo strano, hai presente? Quella risata strana fa parte della vera Yukiko. Oh, l'hai contagiata, eh? Non posso crederci. Quella non è Yukiko-san, la preferivo malinconica. Sì. Ascolta, se ti caccerai di nuovo nei guai, mi farò davanti per aiutarti. Eh? Oh, grazie. Quindi, perché non la smetti di parlare di Yukiko? Non sai nulla di lei, è una brava persona, hai capito? Ma che diavolo... Vabbè, sto tizio... Boh. Mi sono appena ricordata. Anni fa vidi Yukiko seduta sul ciglio della strada con un cane in braccio. Quando le parlai mi disse di essere scappata di casa. Aveva raccolto un randagio per strada, ma i suoi genitori non volevano animali domestici, così le avevano detto di sbarazzarsene. Sembrava quasi morta. Mi feci in quattro per farla ridere. È così che siamo diventate amiche. In quel momento ho deciso di proteggere Yukiko. Ma col passare del tempo devo aver perso la bussola e così è saltata fuori quell'ombra. Da quel momento ho pensato di concentrarmi sui miei lati positivi. Ho giurato di smettere di essere solo la ragazza che aiutava Yukiko. Così ce l'ho messa tutta, per trovare il colpevole e quant'altro, e in generale per essere più affidabile. Tutto qui. Credo di non aver colto il punto. È pur sempre il primo passo, no? Grazie, sei troppo gentile. Magari mezzo passo? Oh, Cie sorride felice. Quelle guanciottine rose, però. Chissà se c'è in giro qualcuno che può dire ecco cosa mi rende interessante. Cerchiamo tutti la stessa cosa. Cie è riuscita a fare un passo avanti per affrontare se stessa. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Però... questo però non è il legame amoroso, cioè penso ci sia il nono. Io però forse ho un ricordo sbagliato del 5, forse anche nel 5 è il nono rango e non l'ottavo, quella della dichiarazione. La fitta sociale è arrivata a 8, carro è migliorato, ha influenzato anche la sua persona, con che cosa? Con Bufula. Ah, hai presente il cane preso da Yukiko? È a casa mia ed è diventata una palla. Oh no, uno di questi giorni devi venire a conoscerlo. Puzza, ma è carinissimo. Ma come? Magari lo porta a spasso dalle parti di casa tua. Oh no. No dai, io adoro queste cose perché alla fine mi sciolgo veramente. Sarò uno schifoso normi, ma... aspetta, ma questo coso qua l'hanno messo adesso? L'albero è decorato con Tanzaku per il Tanabata. Uno dei Tanzaku appesi all'albero è scritto in grandi lettere Ikobashi. Forse dovresti scrivere qualcosa su un Tanzaku. Dai, faccio la persona normale e voglio giocare di più con Nanako. Hai scritto il desiderio sul Tanzaku. Tu hai scritto qualcosa? Ora che ci pensi, c'è un lo sapevo che dovevo parlare con lei, madonna mia. Magari potresti chiedere informazioni a Nanako. Fratellone, chiede a Nanako degli sticker. Uno sticker per bambini? Vado a controllare. Nanako torna con uno sticker. Oh, questo è piuttosto famoso, ecco. Te lo restituirò. Non fa niente, non li colleziono. Hai ricevuto lo sticker Tankiriman da Nanako. Dovresti darlo al bambino che cercava amici. Già, lo so Nanako, c'hai ragione. Hai trovato qualcosa di insolito, perlina rigenerante. Ah, allora, pregare al tempio ogni tanto qualcosa funziona. C'è Kanji, però vabbè, per il momento non ci serve passare la sera con lui perché penso che stiamo andando bene, no? Finirò di leggere il mio maledettissimo libro. Ecco qua. Hai finito di leggere La via della cortesia. La conoscenza aumentata, la dialettica aumentata. Ma non abbastanza. E vai.
Sai cos'è che è un po'... cioè nel senso, era migliorato in Persona 5 il poter leggere ogni tanto quando sei in treno o leggere nell'eventualità che Kawakami ti faceva guadagnare quel pochino di tempo. Infatti, secondo me, aumentare Kawakami fin dall'inizio è un vantaggio perché ti porta appunto ad avere più occasioni in cui puoi fare cose durante le lezioni. Allora, ci sono gli amici dello sport, c'è Yumi, non c'è Yosuke, c'è Chie però. Oh. Vabbè, ascolta, oggi passiamo il tempo. Non è ancora pronto, davvero? Ma che palle! E a me sembra di fare tutto giusto, preciso, preciso, però... Scusami, Chie, la franchezza, però non mi va di perdere tempo con un confidant se, nonostante appunto non c'è neanche Kanji oggi, nonostante appunto abbia un interesse verso di lei, ma non mi va di perdere tempo se devo, diciamo, riempire i buchi che non abbiamo riempito ancora. Che suona malissimo detto questa frase, tra l'altro, me ne sono appena reso conto. Andiamo al fiume e diamo lo sticker al bambino. Il bambino cerca uno sticker raro che sia popolare tra i ragazzi. Gli dai lo sticker? Certo. Uno sticker Tankiriman. Wow, grazie. È fortissimo, sono sicuro che quando lo vedranno mi lasceranno giocare con loro. Lo spero per lui. Si sarà fatto degli amici, dovresti chiederglielo la prossima volta. Scopriamolo. Vediamo se è disponibile almeno ad Aci, dai. Almeno qualcuno stasera c'è. Oh, sei tu. Sei la mia salvezza. Ti va di parlare? Così sembra che stia indaga... lascia perdere. Aspetta. Che poi di giullare abbiamo solo questo qui, eh. Vediamo, posso craftarne uno magari? Anzi, vediamo anche le previsioni. Crea una persona imperatore. Bonus supporto abilità. Beh, oddio, non sarebbe male. Riflette l'elettrico ed è debole solo al vento. Oddio, potrebbe non essere male, eh. Facciamolo, almeno ci becchiamo anche una statistica extra. Vediamo cosa ne esce fuori. Non è male, tra l'altro era anche una boss fight in Strikers lui. Sono Kunimushi, percorrerò con te il cammino verso la gloria. Affinità sociale, certo. Vediamo invece il bonus che ci becchiamo. 37 di magia, eh. Beh, non male. Sembra più una persona fisica, invece a livello magico tira delle belle mazzate. In base all'attuale condizione ho guadagnato potere ulteriore. Rakukaja. Vediamo se riesco a fare qualche giullare. Beh, mietitore spettrale, oddio, non sarebbe male, eh. Ecco fatto. Vediamo come ci esce. Bello! Sono mietitore spettrale, sono tutt'uno con te, non dimenticarlo. L'affinità sociale, livello 5, lo so. Bello. Ste animazioni vecchie ti fanno assaporare quelle... madonna mia, questo tipo di animazioni. Contrattacco, sì. Ovviamente questo c'ha Mudon, guarda. Non ci mettevo la mano sul fuoco. Ci avrà anche potenza Mudo. Sicuro, sicuro ce l'ha. Torniamo da Junes e andiamo da Adachi. Non è ancora pronto a rafforzarsi. La madonna, ma che palle. Perché non va bene nessuno? Però Adachi la sera non ci parla, quindi... A che rango siamo? Al 5? Proviamoci, magari ci può essere utile. Buon per te, questo è lo spirito giusto. Sorride maliziosamente, perché non deve fare un cazzo. Ma dai, al reparto alimentare di Junes, hai fatto compere con Adachi, avete parlato di vari argomenti. Senti che il vostro game si rafforzerà presto. Ah, Gesù. Come perdere una giornata, però... Adachi è molto sfuggente, penso che ci serva per forza di cose puntare a queste cose. Vediamo se è disponibile magari stasera, magari ci va di culo. Sì, è disponibile ma non ci parla, va bene. Allora speriamo in Chie, speriamo che ci sia. Non c'è neanche Chie, non c'è nessuno e vai. No, c'è Yosuke, però vabbè, Yosuke siamo già a posto direi. Ultra piccante, ci aumenterebbe il coraggio, no. Al momento quello che ci servirebbe sarebbe la comprensione, la dialettica. È quello che ci serve. C'era mica un lavoro che ci aumentava la dialettica? Dialettica, ok. Però questo aumenta la dialettica, ma esatto, penso di non avere ancora i requisiti. Mannaggia. Beh, la pesca ci serve, dobbiamo catturare un po' di pesci sia per il nostro amico sia per, come si chiama, per il gatto. Quindi potrebbe essere utile. Però è anche vero che è un'attività talmente secondaria la pesca che magari ci stiamo fregando un po' di tempo per nulla. Forse dovrei occuparlo leggendo quelli di... che ci aiutano effettivamente con le statistiche. Però penso che... Ah, c'è la tizia. Ciao.
Ah, sei tu. Ehi, ti va di saltare le lezioni? Non preoccuparti, torneremo prima dell'ultima campanella. Va bene? Già, ok. Allora vediamoci agli armadietti davanti all'entrata. Hai accettato l'invito di Ai e hai deciso di saltare le lezioni pomeridiane. Aia, perché ho paura che Dojima potrebbe incazzarsi per questo? Di fronte alla stazione di Okina, Ai ti ha trascinato fin qui. Ah, che bello. Essere qui sapendo che tutti gli altri sono bloccati a scuola a studiare è una sensazione fantastica. Per una volta si può fare. Dici? Mi sorprende questa apertura mentale da parte tua. Credevo fossi più il classico bravo ragazzo. Non lo faccio mica così spesso. E poi, da quando hanno iniziato a tenere traccia delle mie assenze e della mia condotta, ho fatto la brava. Ah, basta chiacchierare, andiamo. Inizieremo dai vestiti, poi passeremo ai gioielli e alle scarpe, e poi magari gli accessori per il cellulare se c'è tempo. Sembra che Ai importi solo dello shopping. Va bene, andiamo. Certo che vieni, altrimenti che ci fai qui? Beh, comunque non perdiamo tempo. E vai, sono diventato schiavo di un'altra donna. Oh no. È bello avere un servo tutto per me, così posso comprare molta più roba. Ai ha pagato tutto con una carta d'oro. Di chi è quella carta? Di mio padre. Vorresti insinuare che l'ho rubata? Piantala o te le suono. Oh no. Senti, questa è la mia carta. La mia non sarà una famiglia storica o dall'alto rango, ma i soldi li abbiamo. Il mio paparino ha fatto fortuna con il settore edilizio. Sarà meglio andare però, o non riusciremo a tornare prima della fine delle lezioni. Quindi forse riusciamo a... come dire, a sfruttare anche il pomeriggio? Cioè abbiamo sfruttato, diciamo, la metà mattina? Quando si esce da scuola, ci sono io in cima alla lista del consulente scolastico. Lui tiene d'occhio le mie assenze e la mia condotta, e ogni tanto mi tocca stare a sentire i suoi predicozzi. Che palle! Io intanto sono qui a divertirmi mentre i prof non se lo immaginano neanche. Ma quanto sono stupidi! Sai che c'è comunque? Oggi mi sono divertita più del solito. Tu sei diverso dagli altri. Mi piaci. Penso che ti terrò con me. La prossima volta però usciamo dopo la scuola. Beh sì, hai fatto conoscenza con Ai e Bihara, la sua responsabile del club sportivo. Percepisci l'accenno di un legame. Nuovo confidant. La luna. Perfetto, quindi però mi sono già risposto a una cosa, vabbè stavolta non leggo. L'altra volta ho pensato che ottenevamo più carte dalla mano arcana tante quante sono le nostre, diciamo, interazioni con altre persone. In questo caso la luna. Però l'altra volta c'è uscita la luna senza che noi avessimo già il legame con lei. Quindi è stato solo un caso, diciamo. Dai, vieni qua che voglio di altri vestiti. Allora, vieni o no? Vuoi finire anche tu nel mirino del consulente scolastico? Mamma mia, sei tornato a scuola con Ai e ti sei intrufolato in classe. Ehi, amico, dove cazzo sei stato? Che bello che non abbiamo sfruttato... che non abbiamo perso la giornata, mamma mia. Nuovo confident e non abbiamo perso tempo. Questi sì che sono i rapporti che mi fanno felice. Vediamo se il bambino ha fatto degli amici oggi. Ehi signore, ricordi lo sticker che mi hai regalato? Purtroppo lo conoscevano già tutti, però mi sono fatto degli amici. Ho parlato con loro ogni volta che ho trovato un nuovo sticker e alla fine abbiamo stretta amicizia. Tutto merito tuo. Ah, e della volpe. Avevo scritto il mio desiderio al santuario. Dicono che ci sia una volpe che le esaudisca. Più tardi andrò a ringraziarla. Hai esaudito la richiesta, dovresti andare dalla volpe, perfetto, vorrei degli amici. C'è anche Yukiko, ciao. Beh, oddio, non sarebbe male, ma non so se ho una persona adatta. No, e infatti non ce l'ho. Oh, ciao Starkun. Sembra che Yukiko non abbia da fare, la persona non è ancora pronta a rafforzarsi. Ma come mai ci sono così tanti confidant che non sono pronti a rafforzarsi? Forse in questo gioco, a differenza di Persona 5, ci sono per forza delle fasi in cui devi solo passare del tempo con loro e basta. Passiamo del tempo con Kanji allora. E vai. Sembra che Kanji sia felice. Sulla collina che sovrasta la città, Kanji ti ha portato qui. Questo posto mi è sempre piaciuto. Da qui riesco a vedere casa mia, la scuola e tutto il resto. Mi sento piccolo. Quando hai incontrato mamma in ospedale, ti ha parlato di me? Abbastanza, dai. Lo immaginavo. Beh, sai già tutto di me, non ho niente da nascondere. Kanji sorride imbarazzato. Vorrei superare la mia paura degli ospedali. Devo diventare più forte. Quel tipo era con mia madre in ospedale. Il ragazzino? Ciao.
Ehi, ragazzino, che ci fai qui tutto solo? Ah, nulla. E allora perché sembri sul punto di piangere? Ho perso un pupazzo. Ho perso il coniglio a Maya che mi aveva prestato Sana-chan. Takakun ha detto che era una femminuccia e l'ha calpestato. Si è sporcato tutto. Poi ha detto, se sei uomo buttalo via. Io l'ho buttato nel fiume e la corrente l'ha trascinato via. Che posso fare? Devo restituirla a Sana-chan. Adorava quel coniglio. E io... Che ci fai qui? Sei scappato? Idiota di un moccioso. Adesso gli dirà se sei uomo vai a riprendertelo. Forza, non stare lì impalato. Senpai. Devo andare. E allora vengo con te, già ho capito che vuoi andarlo a recuperare, vero? Magisca. Davvero? Kanji, spalanca gli occhi. 3, 2, 1, siamo al fiume, lo sapevo. Sulla riva del fiume Samegawa. Kanji osserva il fiume. Vi aiuto. Chiudi il becco, resta dove sei e non mi intralciare. Senpai, controlla che non mi venga dietro. È fredda, cacchio. Nonostante gli sforzi Kanji, non ha trovato il pupazzo e il coniglio. Mi dispiace, chiederò scusa a Sana-chan. Si arrabbierà, ma le dirò che mi dispiace. Sì, insomma, se trovi il coniglio, assicurati di restituirlo. Ehi, aspetta. Che tipo di coniglio era? Sputa il rospo. Dimmelo e basta. Vuole cuciglielo? Va bene, ho capito. Chiedi scusa a questa Sana-chan. Sei stato tu a buttarlo via. Non sarà proprio uguale, ma te ne darò uno nuovo. Quindi smettila. Sì, signore. Chiedato al signore? Merda, vado ancora al liceo. Sono al pieno della mia giovinezza. Sembra davvero così vecchio. Saranno le sopracciglia. Oh, comunque, scusa se ti ho coinvolto in questa faccenda. Gli darei un nuovo coniglio? Quindi, mi hai sentito, eh? Kanji sembra molto imbarazzato. In un certo senso, ho capito cosa provava. Voleva sentirsi accettato, aver paura di essere escluso, fare cose che non si dovrebbero fare, fino a far star male la persona che non vorresti mai far piangere. Quindi, beh, ho pensato che forse potevo essergli utile. Dici che ci sono andato leggero? Kanji sorride imbarazzato. Sei di poter comprendere Kanji un po' di più. Beh, oddio. Leggero mica tanto. Gli hai detto stupido moccioso, stai buono. Quindi, imperatore migliorato, anche la sua persona. Masukunda, che cos'è? Riduce la precisione e le illusioni di tutti i nemici per 3 turni. Io toglierei rigenerazione, il 2% è poco e soprattutto se dobbiamo curare abbiamo chi cura veramente. Poi magari la toglieremo, sicuramente la toglierò più avanti, però... stavo per starnutire, non ci riesco, che palle. Mi sa che mi beccherò un raffreddore, meglio tornare a casa. Beh dai, non poteva essere così freddo, è comunque luglio, dai, fa caldo. Ok, Rina-sai. Oh, eccoti. Oggi sono andata a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Ah già, ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Grazie. Bustino dell'armata, più caramella gigante, la madonna, più un altro sticker premio. Oggi puoi lavorare come custode dell'ospedale. Allora sì, potrei, ma vorrei sfruttare proprio la gentilezza di Nanako io. Un giorno solo, No, non sprecherò la giornata. O meglio, potrei, però. Beh, oddio, aspetta, fammi controllare. Perché se c'è direttamente Chie, recuperiamo. Se c'è anche Yukiko, recuperiamo. Allora, Yukiko non c'è e Chie è qua. Oh, beh, oddio, potrei farlo, però a questo punto lo farei cucinando, dai, tanto a lei piace il mio cibo. Hai aperto il frigo, c'è parecchio cibo, sì, vorresti preparare qualcosa per domani, certo. Vediamo che cosa prepareremo a questo giro. Sorprendentemente, gli ingredienti per preparare dei Taigakuimo. Hai deciso di preparare le Daigakuimo. Va bene. Hai preparato la salsa dolce. Come prepari le patate? Ovviamente non sapendo che cazzo sono queste ricette. Ah, tra l'altro, aspetta, c'è davvero la figurina lì accanto. Vado a vedere su internet che cos'è, quindi giustamente seguo la ricetta. Le frigo, versi la salsa dolce sulle patate fritte. Il risultato è perfetto, hanno un aspetto delizioso. Hai ottenuto il Daigakuimo croccante. Perfetto, dai. E con chi pranzeremo? Beh, sono verdure. Pausa pranzo, hai portato il pranzo con qualcuno. Sono verdure, però sono
Patate fritte? Potrebbero piacere a chiunque, sono patate, che cazzo. Chiamerei Cie, dai. Vediamo se ci aumenta. Se non ce l'aumenta, vado con qualcun altro. Il tetto del liceo. Hai pranzato con Cie. Avete condiviso il degakuimo. È delizioso. Non ho mai mangiato niente di così saporito prima d'ora. Ne vorrei ancora, però non voglio finirlo tutto. Che faccio? L'hai fatto per me. Grazie. Apprezzato il tuo pranzo. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Queste sono le interazioni che mi fanno piacere, perché ti permettono di non perdere una giornata. Oggi daremo un'occhiata alle opere di Yukichi Fukuzawa. Ma come cazzo si leggono queste cose? Gakumon non Susume, o l'incoraggiamento al sapere. Nell'opera è contenuto un riferimento alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Si palesa appena si comincia la lettura. C'è un famoso verso che recita: si dice che non esista uomo che il cielo crei superiore o inferiore ad un altro. Gakumon non Susume, vabbè sì, tu, è celebre per questo verso. Tuttavia quel si dice evince che si tratta di un riferimento. Insomma, una citazione famosa che è essa stessa una citazione. Stai ascoltando, Star-chan? Certo, come no. A cosa si riferisce l'incipit di quello lì? La dichiarazione di indipendenza. Esatto, si riferisce alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Prima di scrivere sì, Fukuzawa scrisse Seiyo Jijo, o le condizioni dell'Occidente. In esso traduce effettivamente in giapponese l'intera dichiarazione, quindi ha utilizzato il riferimento similmente in quello lì. Beh, proseguiamo. Qualsiasi distinzione esistente tra il saggio e lo stupido. Hai dato la risposta esatta. La statistica di conoscenza è aumentata, ma non abbastanza. Che palle. Va bene. Ah giusto, abbiamo ottenuto un nuovo equipaggiamento. Fammi vedere. Ed è per le signorine. Bustino dell'armatura, 5 di magia. Ah beh, allora abbiamo già capito per chi è. E vediamo se Cie è disponibile ad uscire. Si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio con Cie? Sì. Ti va se ci alleniamo? Dai, su. Lei sarà la prima a far evolvere la sua persona. Area commerciale davanti al ristorante. Finito per allenarti con oggi Cie e deciso di venire qui con Cie. Ah, però sta andando in automatico. Vuol dire tutto questo. Vuol dire tutto questo, Le meniamo? Il coraggio a questo giro ce l'ho. Hanno cambiato anche loro vestiti. Madonna mia, vi sparo. Dai, vediamo, coglione. Tiragli un calcio qua dietro, per favore. Perché ce l'ha detto il tizio l'altra volta. Mamma mia, il ragazzo lì è proprio un idiota totale. Mamma mia. Le cose si mettono male, giustamente. Combatti insieme a Cie. Cie schiuma di rabbia, oddio. Sì, ed è per questo che combatto. Non ti azzardare che ti meno io. Ora, hayaku! Non toccare quel bel faccino. Kimo. Nanda? Kononna. Magi? Beh, il problema non è che è stato proprio risolto, in questo modo, però almeno il bimbo è salvo. Almeno il bimbo è a posto, dai. Mamma mia. Ino. Il bambino è corso via, ovviamente.
まだドキドキしてる。私バカだった？Beh, hai protetto quel bambino. Arigato. Oh, quel faccino. Sembra imbarazzata. Baka datta kamoshirenai kedo, tasuketakattanda. Ano otoko no ko mo, Yukiko mo. Kono kimochi dake wa uso janai. Doushitemo mamoritai tte omottanda yo. Oh. Chie ti sorride dolcemente. Senti che il tuo legame con Chie si è rafforzato ulteriormente. E probabilmente ci sarà un'evoluzione della sua persona, nel senso guadagnerà qualcosa. La fitta sociale di Chie ha raggiunto il livello 9. Il carro è migliorato, determinazione di Chie si è rafforzata. Un colpo mortale al tuo posto tuo in battaglia. Non male, però. Quando ricevi un colpo mortale, il tuo alleato lo subirà al posto tuo una volta per battaglia. Oh no, è diventata rossa. Kimi no koto mo mamoritai na tte omou. 私じゃ頼りないかもしれないし、守ってもらう必要なんかないかもだけど、だけど、私、守りたい。È l'atmosfera ideale. Oh Gesù, cosa vuoi fare? Ah, oh, Cristo, io lo so che probabilmente ce ne saranno altre di confidant amoroso. Sicuramente ci sarà anche Rise. Yukiko, per carità, non è male, ma se davvero dovessi scegliere, davvero sceglierei una così. Oh. Chie arrossisce. Oh Gesù. Sei giunto al punto di non ritorno. La tua relazione con Chie è diventata intima. Ho beccato anche un trofeo. Oh Gesù. Sei rimasto a lungo con Chie. Oh, ok. Ehi, bentornato. Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. Beh, sì. Però, intanto iniziamo a fare questo. Così loro, intanto, si beccano entrambi un bel bonus. Anche bei peperoni. Una sola. Sembrano buone, sul serio. È un gran bel raccolto. Le verdure sono pronte. Raccogliamole, fratellone. Belle verdure. Hai visto cosa ottieni con l'impegno? Rifacciamolo, fratellone. Hai raccolto una paprika rossa e una paprika bianca, paprika blu e paprika verde. Credo, la butto così, a parte che non sono papriche, quelle sono peperoni. Poi magari la paprika ha davvero l'aspetto di un peperone, sono io ignorante. Però credo che siano il muro per ogni tipo di elemento. Muro elettrico, muro vento, muro ghiaccio e muro fuoco. Cosa vuoi piantare? Ma io pianterei ancora la verza, che alla fine sembra molto utile. Oh, Ikunane! Dore? Beh, piantate i germogli, eh? Era da un po' che non facevo una cosa simile. Hai piantato la piantina di verza. Sono simile. È emozionante vederle crescere. Ah, spero che crescano un sacco. Ah, però aspetta, raccoglierle non aumenta il nostro rapporto con loro. Lo fa solo prendercene cura. Beh, oddio. Se non c'è nessuno, beh, però potrei anche andare all'ospedale. Però sì che devo anche recuperare con Dojima. Va bene, facciamo così. Recuperiamo un po' il rapporto con loro e ci curiamo l'orto. Lavori all'orto, eh? Oggi ti aiuto. Voglio vedere le verdurine. Che abbiamo appena piantato 5 minuti fa, però va bene. Almeno portiamo un po' avanti anche Dojima. Direi che va tutto bene. Sembra proprio un raccolto eccezionale. Direi che non dobbiamo annaffiare. Fino alla fine della stagione delle piogge non servirà a farle tutti i giorni. A proposito, dove hai preso le foglie di bambù che sono nel salotto? Ah, me le ha date la maestra. Dovrei scrivere anche tu un desiderio. Un desiderio? Un desiderio, eh? Non desideri nulla? No, non è questo. È solo che è difficile scegliere quando si tratta di scriverlo. Lavorando tutti insieme all'orto, senti di esserti avvicinato a molto entrambi. Prendi cura delle verdure, la statistica di diligenza è aumentata. Così dovresti poter anticipare il raccolto. Vabbè, meglio. Certo, non è stata forse la scelta migliore, però è stata una scelta utile. Le lezioni sono finite e Rise si riprenda. Chissà quando, probabilmente settimana prossima. Ah, che sfiga che oggi piove, no? Volevo completare Chie. Ah, dannazione, vediamo se c'è qualcun altro. Non c'è né il fratello della tizia morta, non c'è la ragazza che era qui. Quando piove credo che ci vada proprio di sfiga. Non c'è neanche Kanji. Mannaggia.
Giro in scooter, mangiato d'aia. Beh, oddio. Beh, potrei andare dalla volpe, per carità, però... Vediamo se le nostre caratteristiche ci permettono di mangiare qui oggi. In ogni caso le aumentiamo, quindi è comunque un guadagno per tutti. Nelle condizioni attuali non sei in grado di finire il pasto. Sono sicuro che ci sia un trofeo per aver completato il pasto. Comprensione aumentata, conoscenza aumentata, diligenza aumentata. Ma nessuna delle tre. Aia, che peccato ragazzo, sono 3000 yen. Torna presto a trovarci, grazie. Grazie, torna ancora. La mia figliola ti saluta, è appena andata a fare una consegna. Le dirò che sei passato. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. Eh già, peccato. Speravo di aumentare le statistiche. Ok, Rina, sai. Okaeri, onii-chan. Ma... Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. Che fine ha fatto l'alberello, scusami? Beh, oggi piove e in teoria sì, dovrei andare all'ospedale, per carità, però... Se leggiamo adesso ci prendiamo un bonus. Dai, leggiamo questo qua della pesca. Conoscenza è aumentata parecchio. Beh dai, buono. Leggere durante i giorni di pioggia è molto utile. Sta ancora piovendo, la pioggia non accenna a placarsi stamattina. Incredibile. Mattina presto, dopo scuola. Per oggi le lezioni sono finite, stai aspettando che Rise si riprenda. Beh, piove ancora, io non posso uscire di nuovo con Cie. Questi qua dello sport non ci sono, la tizia qua non c'è. Non c'è nessuno durante i giorni di pioggia, ci va veramente di sfiga. Io continuo a dirlo, finché i soldi ce li abbiamo. Sfruttare Aya sicuramente non ci fa male. Ci aumenta tre statistiche in una botta sola. Mal che vada... Abbiamo speso 3000 yen, 1000 yen a statistica, quindi ci sta. Nelle condizioni attuali non sei bravo, sì. Comprensione aumentata, conoscenza aumentata, coraggio aumentato, da prode ad audace. Beh, non era la statistica che volevo aumentare, ma vabbè, non importa. Almeno è qualcosa. Dopo scuola, sera. Lo immaginavo che oggi era l'ultima sera, lo immaginavo. Sembra che stanotte scenderà la nebbia. Allora prepariamoci.